Il vinile è ancora di moda? Sì e no. Prima di proseguire con il video e scoprire il perché di questa risposta, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Il video più visto di questo canale, saldamente al primo posto, è La grande bufala del vinile. È un video vecchissimo, mi vergogno anche un po' a ripostarlo e farlo passare qua come scheda. Però i concetti di fondo rimangono in parte ancora validi. In sostanza, si diceva allora, praticamente 5 anni fa, sulla base di un articolo molto interessante uscito ai tempi, che questa moda del ritorno del vinile era un po' una bufala, o meglio, era vero che il vinile è tornato di moda, però i numeri erano ben diversi e quando il vinile la faceva veramente da padrone. Cosa è successo negli anni? Al di là di molti commenti a questo video di tutte le fazioni, insomma, qualche commento che ha portato avanti il dibattito, qualche offesa assolutamente gratuita. In che modo si è evoluta la situazione in questi praticamente 5 anni? La prima cosa è che il vinile è diventato una costante, quindi la crescita di vendita di vinili è aumentata ogni anno e allora questo per fortuna ci evita qualche titolo di blog da quattro soldi o di radio che non sanno mai cosa dire, che inneggia con trionfalismi al grande ritorno del vinile. Il vinile adesso è una costante, è una realtà. Ben diversa la situazione del CD, che è sempre più in declino come formato. C'è un'intera generazione di persone che non ha mai avuto un lettore CD, né nei computer, né per ascolto in casa, né nelle auto. Il mercato del CD è sempre più in difficoltà, ma non è un grande mercato neanche quello delle vendite digitali, appunto, perché l'idea di comprare fisicamente un MP3 è sempre più per pochi addetti ai lavori. Chi oggi vuole comprare della musica molto spesso opta per il disco. Quindi si comprano dischi, si comprano giradischi, sono ritornati in produzione Technics 1200, c'è un mercato florido dell'usato, c'è un mercato di giradischi per l'ascolto molto interessante e soprattutto c'è un enorme mercato dei dischi usati. Non solo, anche i dischi nuovi vendono, si può dire. Quindi chi oggi vuole comprare fisicamente un disco molto probabilmente andrà su vinile. E anche, questo lo dicono alcuni negozianti che sono intervenuti, il negozio non è così un dinosauro in via di estinzione, ma è una realtà che se riesce a crearsi la propria struttura sembra sopravvivere e sembra possa anche migliorare leggermente anno dopo anno. Non è una lenta agonia verso l'oblio, ecco quella che stanno vivendo i negozi di dischi rimasti. Bene, quali sono i contro o comunque cosa è rimasto invariato rispetto a quel famoso video? I dischi che si vendono sono pochi, o meglio sono pochi come numero di dischi venduti, quindi come articoli del catalogo, e sono poche soprattutto le copie vendute, non ci sono grandissime tirature, cioè le tirature sono estremamente limitate rispetto a molti anni fa. C'è un ampio mercato di musica underground che esce solo in vinile, ma le cifre sono assolutamente basse di tiratura. Poi c'è un grande problema piuttosto recente. Il costo del vinile è triplicato. Nel 2021, facendo una stima approssimativa, un disco la stampa costava intorno ai 3 euro. A fine 2021 il prezzo era quasi 8 euro. Questo per i motivi che ben sappiamo, la crisi energetica, la crisi di reperimento dei materiali, insomma i costi che sono lievitati un po' in tutto il mondo per molti aspetti e quindi il costo del vinile come materiale è quasi triplicato.
E poi un altro problema piuttosto recente sono i tempi di consegna, perché è vero che hanno riaperto delle fabbriche che stampano il vinile, però i tempi di consegna sono estremamente dilatati. Ci sono dischi che vengono consegnati a 9 mesi o a un anno addirittura. Questo perché le grandi major sono tornate a stampare e molto spesso hanno la precedenza rispetto alle piccole produzioni. Da un lato può far piacere il disco in tiratura estremamente limitata che lo aspetti per molti mesi, però è un problema per chi vorrebbe in qualche modo camparci con la vendita dei dischi. Diciamo che chi vuole stampare oggi in vinile deve farsi molto bene i conti, perché è molto probabile che non riuscirà a vendere un chissà quale quantitativo, dovrà aspettare un po' di tempo e dovrà anche investire molti più soldi del previsto. E questo è comunque un aspetto da tenere in considerazione sempre. Essendo i volumi di vendita piuttosto bassi, è un po' difficile considerare l'investimento nella stampa del disco fisico come un'attività remunerativa. Però comunque anche in questo il mercato si è rafforzato e si è consolidato. In definitiva, il mio punto di vista è il seguente: il mercato del disco è un mercato di super nicchia, è un mercato per un numero ristretto di super appassionati che magari comprano musica e la comprano anche spesso. Possono essere coloro che la musica l'hanno sempre comprata, quindi che hanno magari dai 50 anni in su e che apprezzano il possesso e l'ascolto fisico. Ci può essere una generazione completamente nuova di appassionati di musica che può fare il DJ o può semplicemente essere un collezionista, così come altri ambiti, non necessariamente musica elettronica, magari rock o altri generi. Però è un mercato estremamente, estremamente, lo ripeto, ristretto per un numero di adepti. Se questa tendenza andrà finalmente ad aumentare ed arrivare ad un numero molto più considerevole di persone, io rimango piuttosto scettico. Credo anzi che si radicalizzerà sempre di più. Ci sono miliardi, se non milioni di persone che non hanno alcun interesse nel possesso e nell'acquisto di musica, che saranno e continueranno a essere la stragrande maggioranza, e un nucleo di appassionati che continueranno a far valere questo mercato, magari andando in giro per piccoli concerti dove l'artista poi ti vende il disco e così via. Mi auguro quindi in conclusione che non si usi più l'espressione il ritorno del vinile o la moda del vinile. È semplicemente una tendenza che si è andata a consolidarsi. Insomma, il vinile ha avuto il suo momento d'oro, era quasi sparito e adesso è di nuovo presente nelle case, nei negozi, e immagino che questa tendenza si continuerà a consolidarsi per un numero ristretto di appassionati di musica. Fammi sapere cosa ne pensi e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.